Finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta fra Francesco ad iniziare questa No, nuova ma scusa avventura. Elios, scusami, ma che sigla, ma cosa ci siamo inventati, ma che capolavoro! Che capolavoro! Beh, dai, ci abbiamo messo abbiamo fatto del nostro meglio. Come avevamo già detto anche l'altra volta, si è aggiunto un pezzo, non è più solo Biblioboom, ma è Biblioboom, ci metto la faccia. È troppo facile capire il motivo, perché oltre a sentirci, sto giro ci potete anche, ci dovete forse Dovete anche venire, non so anche me. se meglio o peggio, però per fortuna non sono da solo, ma siamo in due in questa nuova avventura, quindi buongiorno caro Francesco, Ciao direttamente da casa tua. Elios, abbiamo, come dire, trasformato la nostra identità di Biblioboom Radio in un Biblioboom Podcast. Oggi so che la puntata è meravigliosamente corposa di argomenti, ma soprattutto l'ospite che è fondamentale per la nostra trasmissione. Non dico chi sarà l'ospite, forse l'abbiamo già detto nella puntata zero, però non lo voglio dire, ti voglio solo dire che ho fatto le prove durante tutto questo periodo per parlare bene in inglese. Meno male, meno male che l'hai fatti tu allora. Allora sto tranquillo, Fra. Se l'hai fatte te, io poi ti lascerò più spazio. Ti lascerò più spazio. Allora, Fra, io cosa possiamo dire? Appunto, che quest'anno siamo un podcast, però tutte le varie spiegazioni le abbiamo già fatte nella promo che è già andata in onda. Quindi io entrerei subito nel merito della questione. Che cosa bolle in pentola in questo periodo? Che cosa stanno facendo le tre biblioteche di Sesto? Siamo nel periodo, sicuramente ne avrete sentito parlare, perché se ne è parlato tanto alla televisione, telegiornali, del Dante D. Il 25 marzo è stato il Dante D. E noi non potevamo ovviamente farci sfuggire l'occasione di organizzare. Di essere presenti e lo abbiamo fatto anche in maniera abbastanza delicata ma invasiva. Nel Bravo, senso che mi siamo piace. andati un Rende po' l'idea. meravigliosamente. Forse ancora se i nostri podcast ascoltatori, adesso poi chiediamo a questa nostra amica che conosce bene l'inglese podcast ascoltatori, se si può dire o se ci traduce questa parola, però forse si può andare un po' a vedere sui nostri canali social per vedere che cosa è accaduto nel Dante D a Sesto? Ne Sì, abbiamo fatto di tutti i colori. te lo confermo che sulla pagina Facebook potete trovare tutto. Intanto una cosa che, cioè dai, diciamocelo, l'abbiamo fatta solo noi di Sesto. Noi avevamo proprio Dante e Beatrice in giro per Sesto, due nostre colleghe. Ringraziamo Erika e soprattutto anche la mamma di Erika, che ha fatto dei I fantastici vestiti abiti trecenteschi. trecenteschi, bravo, e Erika e Laura sono andate in giro, ci sono foto su Facebook, sono andate in comune anche a salutare il sindaco vestiti da Dante e da Beatrice, anche se una cosa, fammela dire, che mi ha fatto morire da ridere Laura, che in teoria era Beatrice, che poi si è riguardata le foto e più che Dante e Beatrice mi ha detto che sembravano Dante e Loredana Bertè, però secondo me erano Vabbè, bellissime. però dai, questo diciamo che aiuta a ancora di più i nostri amici podcast ascoltatori Ascoltatori.
ad andare a ricercare in quelle che è il passato nelle pagine della biblioteca su Facebook, quello che è stato per noi Dante e Beatrice, interpretato dalle nostre colleghe. In molti sono stati gli eventi, però abbiamo anche fatto delle cose fantastiche. Elios, te lo dico perché so che tu sei stato un attore protagonista dell'installazione di questa mostra insieme a Erika. Adesso non so se mi sbaglio, però No, no, è è giusto, è giusto. da un anno, che la biblioteca centrale della città di Sesto San Giovanni posta tutti i mercoledì un argomento, una curiosità su Dante Alighieri. Abbiamo esposto. Sì, appunto ci sono appese sui vetri della biblioteca, del teatrino esattamente, che è di fronte alla biblioteca. Chiunque in questi giorni voglia venire in biblioteca a portare un libro, a prenderne un altro, può vedere tutti questi post che sono usciti, come hai detto te, nell'ultimo anno. Diciamo sono post un po' curiosi, che si rifanno magari alla cultura pop, delle curiosità. E non solo, tipo, ce n'è uno che se io al verso amor che nullo amato, amar perdona, ci aggiungo un porco cane. A te cosa viene in mente? Beh, però questo è facile. È facile. Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, che un po' ci ha stimolato alla Divina Commedia, ma soprattutto al Quinto Canto, ma soprattutto all'amor che nulla amato, amar perdona di Paolo e Francesca. Appunto, esatto, l'amore vero tra Paolo e Francesca. No, ti dicevo, come questo ce ne sono tanti altri aneddoti, curiosità. Bussano, bussano alla nostra porta, Elios, perché Oh, la la tagliamo. non la mettiamo solo noi due, ma bussano da Londra, sta bussando la nostra Antonella. Ciao Anto! Hello from London. How are you? Fine, thanks, and you? I'm really good, really good. It's really hot in London. Ah, ma parli inglese tu? Sono arrivato a questo livello, perciò Anto, da questo momento in poi ti prego di, anche per Elios, hai capito, di parlare in No, fin qua ci arrivavo, Il fra. nostro livello di inglese è così, Antonella, tu ci devi compatire, speriamo che con la nostra simpatia ci accogli, ma se per l'inglese so già che noi siamo down, sotto. Antonella, posso farti una domanda al volissimo? Dimmi. Naturalmente è tutto preparato, Elios, anche questo. Si sente un eco. Ma come No, percepiscono Dante gli inglesi? Cioè, chi è Dante? Noi Shakespeare lo amiamo, lo trascriviamo, lo rendiamo nostro in ogni frase fatta anche nella quotidianità. Ma Dante per gli inglesi? ok, diciamo che non è conosciutissimo come è conosciuto Shakespeare in Italia. Diciamo che magari qui solo gli studenti magari che intraprendono magari corsi universitari proprio letterali, eccetera, o sulla letteratura magari straniera, allora magari lo studiano, ma diciamo nelle scuole inglesi, tipo licei, eccetera, non viene proprio toccato. Qui studiano di più Shakespeare, Charles Dickens, cioè più autori diciamo inglesi o americani, letteratura inglese, americana o francese anche, diciamo. È per te un vanto avere Dante italiano? Sì, diciamo che l'ho studiato anch'io a scuola, quindi non mi ricordo niente, quindi non chiedetemi quanti canti ci sono. Antonella, abbiamo organizzato un Dante D, secondo noi carino, dove veramente la biblioteca, purtroppo in una situazione di lockdown, in una situazione dove ancora adesso abbiamo delle restrizioni fortissime qua in Italia, però siamo riusciti a fare questa meravigliosa, secondo me, opera d'arte, perché un insieme di tutti questi post belli che arrivi in biblioteca, tutti colorati, che addobbano quel cortile, è secondo me un'opera d'arte. Poi Elios, aiutami a capire cos'è che abbiamo
fatto la vetrinetta, giusto? Non ho capito, là? La vetrinetta con dei libri antichi. Sì, quando entrate in biblioteca per ritirare un libro potete vedere, abbiamo spostato, diciamo, una vetrinetta abbiamo messo all'interno dei libri antichi che richiamano appunto la Divina Commedia in onore del Dante D. No, davvero, sono tanti aneddoti e curiosità, modi di dire che utilizziamo ai giorni nostri che arrivano tutti dalla Divina Commedia. Quindi davvero vi invito a fare un salto in biblioteca, a prendere un libro e a dare un'occhiata a questa mostra. Anche te, se vuoi venire dall'Inghilterra, se puoi, appena finisce il lockdown, ti aspettiamo. Sì, quando finirà il lockdown, con piacere, davvero. Ci verrò, ci verrò. Allora, abbiamo Antonella. Adesso che ne dici? Chiediamo ad Antonella un po' la quotidianità in questa Inghilterra chiusa per un periodo, però adesso inizia a vedere, come dice il sommo poeta, le stelle. Eh sì, bravo. Sì, diciamo che da ieri è stata forse, non so se è anche una coincidenza, ieri è stata una giornata in cui appunto ci sono stati zero morti per Covid a Londra e è stata anche la giornata in cui stanno cercando di allentare un pochino il lockdown, perché noi fino a ieri eravamo ancora in lockdown. Quindi da ieri si riesce un po' a respirare un po' di più, ci si può incontrare con due famiglie, con due nuclei familiari diversi, in giardino e al parco e all'aperto. Quindi si comincia un pochino a respirare. Dal 12 di aprile riapriranno ristoranti, pubs, bar, eccetera, negozi di altre cose, perché finora soltanto i supermercati erano aperti. Quindi diciamo, stiamo cominciando pian pianino a rientrare in una vita, diciamo, non normale, però che si avvicina un Che sia. pochino di più, ecco. Dai, beati voi, vi invidiamo un po', anche se invidiare utilizzare il verbo invidiare in questa situazione che ci trasciniamo da un anno non è il massimo, però era per dire che noi invece siamo ancora Nelle curve. indietro Mi rispetto. associo veramente ad Elios perché veramente c'è il desiderio adesso di tornare ad essere quella società socievole che stiamo piano piano un po' perdendo. Perciò veramente il desiderio di fare delle cose è tantissimo, veramente tanto. Sono convinto che anche noi prima o poi con le vaccinazioni, perché il risultato è chi fa la vaccinazione si tira fuori piano piano ne usciremo. Dai, siamo ottimisti, Fra, per forza. Che Ottimistissimi, ottimistissimi. Elios, dici? no, però Chiediamo. prima No, di, lo dico dimmi. ad Antonella, ma per raccontarla a tutti, abbiamo avuto un evento anche bellissimo sabato scorso, sì, insieme a Raffaella Forliano, che è una nostra collega, abbiamo intervistato una scrittrice famosissima in Italia, che è la Gabriella Genisi. Gabriella Genisi è... non so se tu segui la TV italiana, non lo so Antonella, però Poco. la RAI, che è il nostro canale, il nostro, come dire, la televisione nazionale, ha pubblicato una fiction tratta da uno dei suoi libri, che è Lolita Lobosco. Non ce l'ho gli appunti, ma Lolita, che ho seguito meravigliosamente anche la fiction. Bella, perciò Anto, se hai un po' di tempo, un attimo di tempo, sulla pagina YouTube del comune di Sesto San Giovanni c'è questa bellissima intervista. Intervista. Elios, a te l'intervista ad Antonella adesso. L'intervista ad Antonella. Sì, Antonella è una delle ospite più affezionate che avevamo nella prima parte di BiblioBoom. Ci ha consigliato tantissime cose, libri, musica.
Quindi Antonella, anche quest'anno abbiamo piacere di iniziare con te. Forse proprio tu avevi fatto l'ultima puntata e fai la prima di quest'anno. Quindi ti chiediamo di presentarci consigliarci un libro, di raccontarcelo un po', ma non troppo, perché sennò svegliamo la trama, alcuni potrebbero lamentarsi, e ci facciamo una breve chiacchierata noi tre assieme. Quindi ti lascio la parola, Antonella, grazie. Sì, allora io quando mi hai chiesto di scegliere un libro ero un po' indecisa tra vari libri, poi pensando anche che c'è stata la Festa delle Donne l'8 di marzo, da noi, noi abbiamo festeggiato anche la Festa della Mamma, che è diversa che in Italia, da noi è di solito la terza settimana di marzo, quindi pensando tutta una cosa al femminile ho scelto un libro di una donna americana, di una scrittrice americana, Mary Alice Monroe. È un libro che è tutto incentrato al femminile, che è la storia di quattro sorelle che si trovano per un evento un po' triste perché è la morte di una loro sorella, quindi tre di loro si ritrovano al funerale di questa sorella e praticamente si riallacciano, diciamo, un'amicizia che è quella poi anche dei fratelli e delle sorelle, che tante volte magari si perde perché ognuno segue una strada diversa, si trasferisce in paesi diversi. E infatti in questa storia abbiamo tre sorelle, che una è andata a vivere a Parigi diventando una modella famosa, un'altra si è trasferita in città, quindi è diventata una dottoressa famosa con una famiglia, marito, figli, eccetera. E la terza è rimasta ad accudire la sorella più piccola, che era rimasta vittima di un incidente da piccolina, per cui aveva bisogno di cure dopo che avevano appunto perso i genitori. E quindi dopo, quando questa appunto l'ultima sorella, la più piccola, tragicamente muore, si ritrovano tutte al funerale di questa sorella e durante il testamento scoprono che la sorella diciamo, ha lasciato un desiderio che vuole che sia realizzato appunto da loro. E diciamo che è un desiderio un po' personale, che nessuno, cioè tutte sapevano di questa cosa, ma nessuno ne ha mai parlato, è sempre stato un po' un segreto di famiglia. E scoprono appunto che vuole che venga cercato il bambino della sorella più grande, che praticamente ha dato in adozione quando era ancora un adolescente, che ha avuto giovanissima. E quindi crea diciamo, un tumulto di emozioni tra tutte le sorelle, soprattutto tra la madre appunto di questo figlio, figlia che appunto non si è mai conosciuto. E solo grazie appunto, diciamo, alla solidarietà che esiste tra donne e tra anche sorelle, eccetera, che sono amiche di sangue. E grazie a quello riusciranno a, o no, bisogna leggere il libro per vedere, non voglio svelare tutto, riusciranno quindi a riuscire a dare, a esaudire, diciamo, il desiderio della sorella. Infatti, oggi quando ci siamo preparati, ne abbiamo parlato un po', come hai anticipato tu prima, è proprio un libro tutto al femminile. A me fa piacere appunto che il primo libro sia di questo tipo. C'è stata da poco, abbiamo passato l'8 marzo, in una società dove, anche in Italia, non nascondiamoci, le donne in tanti settori, per tante cose, fanno sicuramente molta più fatica degli uomini. Volevo chiederti, perché un uomo dovrebbe leggere questo libro che ci hai consigliato e che cosa potrebbe capire, imparare? Perché secondo me fa piacere anche un uomo leggere appunto una storia di donne, prima di tutto anche come educazione tra i sessi Infatti, differenti, perché come hai proprio lì detto volevo arrivare, ecco. ce n'è bisogno tantissimo, come in Italia, anche in altri paesi in Europa, anche noi abbiamo subito
ci sono stati alcuni problemi recentemente, infatti ci sono state anche le donne che sono scese in piazza da noi qua a Londra il mese scorso perché è successo, diciamo, un omicidio di una donna, appunto, eccetera. Quindi le donne si sono un po' sentite toccate. Quindi secondo me è giusto anche che gli uomini capiscano un pochino anche come le donne ragionano, come sono solidali tra di loro, non, cioè anche come esempio, perché magari anche gli uomini possono essere solidali, non sto dicendo che solo le donne possono esserlo, però magari tante volte lo possiamo essere in maniera diversa, quindi magari anche le donne possono imparare tante cose dagli uomini e gli uomini possono anche imparare dalle donne, quindi è bello conoscersi magari più a fondo anche tante volte. In un libro, scoprendo appunto i sentimenti diversi, delle persone, ecco, diciamo. Cavolo, grazie Antonella, cioè, sono proprio contento di aver iniziato con questa riflessione. Che dici, Francesco? Vabbè, riflessione importante, naturalmente BiblioBoom, ma ne posso, sono sicuro che io, ma poi soprattutto anche Helios, siamo, come dire, coscienti che c'è proprio necessità di accogliere storie di personaggi dal normale al femminile, naturalmente, personaggi femminili dal normale al meraviglioso, cioè nel senso che c'è necessità di essere sempre sul pezzo per guardarci pari, senza discriminazioni. Lo facciamo, cerchiamo di farlo noi. Coscientemente anche attraverso la letteratura. Io credo, e lo dico, ma lo dico da sempre, credo che le donne, almeno quelle che girano intorno alla mia vita, hanno una marcia in più. Lo dico proprio, mi Una lo dichiarazione. smartello, lo dico, lo dichiaro perché questa cosa qua, su queste cose ci credo, ma la penso veramente. Non ho detto il titolo del libro, è Quattro sorelle, guardalo qua. È vero, sì, mi era venuto in mente. Mi sono dimenticata il titolo. Ho detto l'autrice che è Mary Alice Monroe e il titolo è Quattro sorelle. Questo tra l'altro è un libro che ho rubato a mia mamma, perché lei, che di solito compro anche libri inglesi qua, italiani li trovo solo in Italia, di solito casa di mia mamma è sempre piena di libri. È una divoratrice di libri, qua, mia madre. Tutto torna, abbiamo tirato in mezzo anche la mamma di Antonella, a cui lei, donna, ha Un'altra rubato donna. il libro. Eravamo, come dire, preoccupati, dice, mi raccomando, stiamo nei 15 minuti, Elios, ti informo che siamo a 24 minuti, No, ma come ci siamo lasciati abbiamo ricominciato. Trattiamo argomenti di questo tipo e io veramente farei le nottate affinché veramente ci sia per tutti serenità in questa vita. Antonella, oggi ci hai portato veramente un'esperienza attraverso la lettura, naturalmente, ma sicuramente motivo di riflessione, ma soprattutto motivo per ritornare a pensare che tutti abbiamo gli stessi. Le pari opportunità e gli stessi diritti, tutti, maschi, femmine, cioè non devono più esistere queste cose qua. Sì, Certo, no. assolutamente. Cioè, come facciamo a non essere d'accordo con quello che ha detto te, che ha detto Antonella, che ho detto anch'io prima? Sarebbe bello, ecco, appunto, che BiblioBoom prendesse un po' questa piega, dare degli spunti di riflessione, fermarci 5 minuti a pensare anche a queste cose. E perché no, magari anche poi prendere in prestito il libro che Antonella, bravissima, ha verificato, ce l'abbiamo in biblioteca. Ce l'abbiamo anche a Sesto, tra l'altro, poi ho Ce controllato. l'abbiamo verificata la cosa. Elios, sai Antonella, che sulle verifiche Elios non ci mette la faccia. ucciso. Ci ha Ci messo la faccia. metto la faccia, sì. Ho detto, mi hai fatto sudare freddo su Tutto Dante, però. vero. No, no, no. Antonella, ti rubo ancora un minuto perché siamo in super ritardo, perché noi comunque, cioè oramai ci conosce a me Francesco, periodo pasquale,
Paese che vai, tradizione che trovi. Noi, boh, non so sinceramente che cosa abbiamo di tipico, cibo tipico in Italia. Ne abbiamo talmente tanti che non saprei dirti. Tu, Antonella, oggi pomeriggio mi hai raccontato delle cose che fra, dobbiamo farle sapere. Un minuto Sì. che siamo super in ritardo, ovviamente. Che ci prepari a Velocissimo. Pasqua? Allora, abbiamo anche noi le uova di Pasqua di cioccolato, che vabbè, sono internazionali, però una cosa particolare che c'è qui in Inghilterra sono le hot cross buns, che sono dei panetti dolci con le uvette e delle le spezie, che hanno praticamente una croce marcata sopra, che sono appunto dedicate alla Pasqua perché ricordano appunto la crocifissione di Gesù. E si mangiano appunto in questo periodo, di solito le tostano, ci mettono burro e anche del formaggio tipo formaggio cheddar, che è formaggio inglese, che è tipo una fontina, diciamo, di un formaggio del genere. E poi anche la simmel cake, che invece è una torta che fanno loro, dove mettono due strati di marzapane in mezzo e ricoperta, e poi mettono 11 o 12 palline di marzapane che sono praticamente, rispecchiano il numero dei discepoli, di Gesù. 11 tante volte perché tolgono quello di Giuda. Ah, dipende. Questa non la sapevo. Anto, scusa, per non dimenticare, Anto, ma il negozio dei panini è sempre aperto lì vicino a casa tua? Adesso no, perché No, siamo in no, no, perché, lockdown. Antonella, non è che perché ci hanno chiuso qua col desiderio di venire con Elios a passare pomeriggi davanti a fare cose pazzesche davanti a quei panini? No. Io mi volevo No, accertare di queste lo cose. riapriranno tranquillo, anzi dopo il lockdown ci sarà più voglia, secondo me, di aprire, sai, tutti i posti. Chiamaci, quando riaprono, chiamaci. Senz'altro. Fra, Bene, io che ragazzi. dici? Direi di... No, dimmi. Chiudiamo, ma facciamo lanciare la sigla di chiusura ad Antonella. Perciò ci Sì. salutiamo e poi Antonella. Sì. Antonella, l'anno scorso ci dicevamo quando ricomincia tutto e si finiva la frase. Come abbiamo già detto, non è che abbia portato un granché bene perché non ha riaperto proprio un bel niente. Quindi, Antonella, adesso io ti inizierò una frase, tu la finisci e poi partirà la sigla finale e niente. Quindi salutiamo già tutti, fra. Ok, ciao ragazzi e grazie Anton. Naturalmente sai che sarai spesso ospite in questa nostra breve trasmissione. Felicissima, felicissima di esserlo sempre. Ciao a tutti, ciao Antonella, grazie. E Ciao. Antonella, se io ti dico ho una voglia assurda. Ho una voglia assurda di venire in Italia. Ciao. Ciao. Ho una voglia assurda di andare sullo skateboard. Ho una voglia assurda di passare una giornata spensierata. Ho una voglia assurda di andare a sciare in montagna. Ho una voglia assurda di prenotarmi un viaggio. Ho una voglia assurda di vedere i nonni che vanno a prendere i bambini fuori da scuola con le merende.